Un sistema che permette l'analisi con immagini più dettagliate in minor tempo e minori radiazioni. Queste le caratteristiche del tomografo assiale computerizzato, inaugurato questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano e installato nel reparto di diagnostica per immagini. Abbiamo aderito ad una convenzione CONSIP e praticamente abbiamo fatto una procedura di noleggio, dismettendo la vecchia TAC che era obsoleta, che era del 2007, e noi spendevamo come manutenzione sui 110.000 euro all'anno. Con questa nuova procedura di noleggio abbiamo acquistato la nuova TAC. E spendiamo manutenzione, acquisto TAC, quindi 108.000 euro. Si tratta di una GE a 128 strati che ci consente di fare un passo avanti sicuramente nell'innovazione tecnologica della nostra reparto. La macchina in questione è sicuramente di ultima generazione e ci permette di ridurre notevolmente quella che è la dose erogata ai pazienti, di eseguire prestazioni ancora più rapide. Inaugurazione avvenuta in presenza dell'assessore regionale alla sanità Saltamartini, che tra i temi toccati ha illustrato lo spirito della riforma sanitaria che punta a rendere la sanità marchigiana tra le migliori in Italia. Adeguare la domanda all'offerta è stato questo il punto centrale. In questa direzione la Regione fra pochi giorni approverà 110 nuove borse di studio per i medici di medicina generale e 42 per i medici specialisti. La sfida è quella di far partire la riforma in modo tale che i pesaresi, la provincia di Pesaro, possano avere quei servizi che oggi domandano al nord, in Emilia-Romagna e in altre aziende. Il sistema è molto semplice, occorre tener conto di qual è la domanda che viene formulata dalle prescrizioni dei medici di medicina generale e adeguare i reparti. Voglio anche aggiungere che la Regione Marche in questi 2 anni di amministrazione della Giunta Acquaroli ha investito fortemente con i milioni di euro per il nuovo ospedale di Pesaro, per gli investimenti su Fano, per gli investimenti con il PNRR con cui si potenzia tutta la struttura operativa degli ospedali di comunità. Dobbiamo riorganizzare l'atto aziendale di questi ospedali perché questa sanità, che comunque è di eccellenza, non dimentichiamo che il 35% delle prestazioni di Marche Nord, quindi della provincia, sono garantite per i cittadini marchigiani delle altre rivaste del sud, quindi è già riconosciuto il livello di professionalità. Ecco, noi vogliamo incrementarlo e potenziarlo appunto adeguando la domanda all'offerta. Un altro tema toccato dall'assessore Saltamartini è la richiesta all'attuale governo di un adeguamento sul trattamento economico riservato per il personale sanitario. Non possiamo trattare ancora il personale sanità con degli stipendi che sono molto inferiori a quelli che percepiscono i medici pensionati, per esempio, delle cooperative. Dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, richiamando naturalmente l'etica. I trattamenti e gli stipendi devono essere proporzionati alla qualità e quantità del lavoro prestato. I medici italiani, il personale sanità italiana, a parità di potere d'acquisto che è l'euro, hanno la metà degli stipendi dei francesi e dei tedeschi, e questo è inaccettabile.